Allora, ci vediamo. Aspetta un attimo. Aspetta che conosciamo lì, se no tra poco sentite. Eccoci qua. Ad Astra Abyssosk. Allora, ricatterei. Vengo una skip you. No one. Allora, ci andiamo qua, sempre su Genshin Impact. Diciamo che mi sono preso bene con Genshin. Dico, continuiamo. Sinceramente mi sta piacendo tantissimo. Una cosa nuova su Sumeru. Ah, dove siamo andati l'altra volta? Ci sta come cosa. Non vedo l'ora di sbloccare. Penso che c'è un sesto slot per le spedizioni, in ogni caso. No, per adesso mi sta piacendo tantissimo, quindi insomma adesso so che mi ero preso Minecraft eccetera. Però direi la verità che Minecraft adesso ci ho pensato un po' e penso proprio che ci teniamo come riserva, nel senso che se proprio una giornata che non c'ho voglia di giocare a Genshin, c'è qualcosa magari serve e non vanno, giochiamo a Minecraft. Non so. Poi mi dispiace, però insomma non so di che. Ovviamente ho speso, però. Però abbiamo fatto 10 episodi. Teniamo tutta sta roba. Abbiamo fatto 10 episodi e sinceramente mi sono trovato quei 10 episodi che secondo me mi ha. Gioca ai pirati con i bambini. Un gruppo di bambini non vede l'ora di fare il gioco ed è. Non più. Mi sono divertito, abbiamo fatto anche live grosse, lunghe. Ovviamente. Non so neanch'io. Non avrei preso la versione grazie, quei costumi. Forse, però vabbè. Il fatto è che adesso a me va bene sto gioco qua. Quello che ho pensato è sto gioco, a me sto gioco qua mi sta bene, appunto. Noi ci giochiamo, va benissimo. Sono ancora qua. Trovo bene, mi piace l'avventura, è un gioco interessante, che secondo me può durare anche qualche anno. C'è qualche persona che mi ha detto che ci gioca già da 3 anni, o mi sbaglio? 3 anni, no, vabbè. Parla con la piccola Lulu. Lulu, ehi, e col piccolo me. Sì, che sono. E niente, magari serve Sundown o qualcosa del genere. Ho pensato a quello. Diciamo che. Va bene con me. Mi piace così perché sto gioco è fantastico. Sinceramente per sganciare 9,99 come dicevo per il Game Pass. E scaricare. Beh, no, i giochi che ho giocato adesso con il Game Pass sono stati fantastici. Halo è uno dei miei. Adesso è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. La Master Chief Collection mi è piaciuta tantissimo. Però sono sempre 9,99 al mese. Poi di disinstallare, installare il gioco, disinstallarlo, installarlo, quando ne finisci uno devi disinstallarlo. Poi devi installarne un altro, poi quando hai finito l'altro, quello lì che hai appena installato, devi disinstallare un pasticcio, invece ti tieni questo e va benissimo. Ma in generale, anche se non lo streamerei, è fantastico non stare lì a scaricarsi i giochi da 60 euro. Anche più 100 giga ormai è una cosa veramente comoda per me, quindi ho deciso di continuare così, poi si vedrà. Tanto giochi ne ho ancora, volendo possiamo anche finire Underground quando, se ci stufiamo per caso di questo gioco qua abbiamo Underground, volendo abbiamo Most Wanted e Cargo da qualche parte.
giochi ne abbiamo. Poi c'è Minecraft, giochi ne abbiamo. Vabbè. Piccolo Meng dice: Lu, perché sono di nuovo io, capitano? Lu dice: perché è più divertente quando fai tu il capitano. Lei dice: beh, se questo ti rende felice, allora direi che mi accontenterò. State facendo? Stiamo facendo un gioco. Meng è il capitano, Fei è il primo ufficiale, io sono una ricca commerciante. Ci manca solo il pirata. Il suo compito è quello di divorarci. Se vuoi giocare con noi, puoi fare il pirata. Non voglio fare la parte del cattivo. Arra, avanti, mi fa. Evviva! Ok, facci sapere quando sei pronto. Parla con Lulu, la ricca commerciante. Che forte, pronto? E non so cosa devo fare, ma sono pronto. Sì, si parte. Che carino. Arratti di sentina. E vuole derubarvi. Ah, in pieno giorno, buona fortuna. I mittenti sono proprio là a fare la guardia. Lulu, fai presto, dobbiamo scappare. Salve signor pirata, cosa vuoi dire fare? I tuoi mora. Ho pochi mora. Papà dice che la cosa più preziosa che ci può essere su una nave è la merce. Perché non vai a cercare degli oggetti d'errore? Che ne pensi? Così avrai qualcosa da rubare. I frutti di loto andranno bene. I frutti di loto. Se vuoi essere un pirata cattivo, la cosa cattiva che puoi fare è rubare il nostro cibo preferito. Ce l'abbiamo. Questi frutti dovrebbero andare. E ce l'abbiamo già perché li puoi ottenere anche nelle spedizioni. Trovati. Evviva! Sono contento che esploro, così almeno queste cose qua. Meng Fei, venite a mangiare i frutti di loto. Ehi, non avevi detto che dovevamo rubarli? Dice poi. Oh giusto, beh, ecco qui, prendete questi mori. Davvero un pirata eccezionale, non tutti fanno una stoffa per rubare tutta questa roba dei ragazzini. Prima ho l'impressione che questa bambina sia più furba di quanto credi. Grazie per l'aiuto, ci siamo divertiti un mondo. Tornate presto a giocare con noi. Ok. Andiamo. Che carina funziona. Mi è piaciuto. Che roba carina. Domani. Oh no. Sabota il pallone. Volevo dire. Domani non ci sono. Domani non ci sono perché ho altro da fare. Non vi garantisco che non ci sono tutto il giorno. Probabilmente. Adesso non mi ricordo, forse di pomeriggio ci sono, ma non mi ricordo. Quindi, come oggi, ho avuto altro da fare. E poi. Animo, sta partendo. Qui c'è un mulino. Diario deve. Poi un altro giorno su questa settimana, non ci sono proprio anzi, più che altro non vi dico niente perché non lo so neanche io. Cioè lo so, però insomma. Voglio darvi false promesse. L'importante è che se non mi vedete vuol dire che è una bella giornata. Quando torno è una bella giornata. Speriamo. Eh sì, ci saranno. E poi boh. Da lì in poi ci saranno un po' le live che. Le facciamo, non le facciamo più sera, le facciamo solo di
anche lì dipende, in generale dipende tutto quello che devo fare. Quindi che voglio fare, che devo fare, che devo fare. Quindi anche lì non posso permettermi niente. Vi dico solo che tra poco ricominceremo di nuovo con le live che facciamo di pomeriggio dopo. Non ci sono subito la mattina o potrebbe essere come oggi, o potrebbe essere come oggi o come domani. Vabbè, è così, vabbè. Anzi, meglio per me, meno male. Comunque c'è scritto di adesso ci rilassiamo qua, facciamo le nostre cose. Guerra d'esplorazione delle rovine. Le ricerche sono giunte alla conclusione che queste rovine sono antiche, risalgono ai tempi immemori. Immemo. A quanto pare si trattava di un'origine di un castello eretto in tempo di guerra, la fortezza in cui mortali adepti combatterono uniti in difesa di un re. C'è poi qualcosa riguardante l'ingiù di Re Lapis. In verità non ho compreso proprio tutto, ma in pratica le rovine sono piuttosto antiche. Scommetto quindi che nascono dei tesori. Se un tempo c'erano degli adepti qui, forse la loro aura benefica potrebbe avere infusi di buona sorte. Meglio andare a indagare i nostri che occupano questo territorio hanno avuto la meglio su di me, più volte costringendomi alla ritirata. Non posso certo arrendermi. Però se ci sono dei tesori da recuperare o non sono un cacciatore di tesori, a proposito di mostri, pare che un altro giorno un Icus sia diretto da questa parte. Aia, secondo te chi ha scritto quelle cose è ancora intero? Non lo so. Delle rovine ho già messo il marker. Tra lago e lago qui su. Vabbè. Aia. Allora, qui dobbiamo un po', perché questa missione l'abbiamo già fatta l'altro giorno e ci è impiegato un'ora a farla. Spero che non sia anche adesso. Allora, dobbiamo un po' capire come fare. Abbiamo tutti i poteri, quindi bisogna cominciare da qui. Cominciamo da 5. Adesso sto pensando come fare 5 da qui. Ma cominciamo da qui. No, cominciamo da 5. Facciamo quello delle spade e poi usiamo l'ira. Mizzica, sta roba qua l'altra volta non riuscivamo a fare. Speriamo che sto giro riuscito. Già in acqua non posso. Orders given. Orders received. Rise. Don't be such a brute. You're in for a little shock. Prego, non ammazzarmi. No, aspetta. Off we go. Aspetta, ti prego. Alla fine non riesco più.
Spero che Bennett mi aiutava, ma non mi sono aiutato per niente. Ai ai. Life goes on. I'm going in. Col 3000 lì è servito. Il problema è che mi sa che non è servito abbastanza. Penso che siamo un po' nella. Rise. Vediamo che ci riesce. Dai che ce l'avevamo preso fatto. Oh, ce l'avevamo fatto. Oh, il traguardo era qua già l'altra volta. Che pasticci. Mamma mia. Boom. Se noi poi ci facciamo le missioni di lui e poi quando abbiamo fatto le missioni di lui penso che gli dedichiamo un altro team per suonare. L'idea è quella lì proprio. Farla girare la cosa. No, my sword. Quello che è. Perché volevo già farlo, dico la verità, volevo già mettermi lì e avere Mona al posto di Shinquir, una cosa che c'era già cambiata qualche giorno. Ma ci ha spinto lei, no? Ma alla fine è una cosa che concludo sempre che non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Ah, qui eravamo ieri che abbiamo detto qua c'è la cesta, ma non ci voglio di andare. Non è che non ne vale la pena che poi devi farti il boss. Facciamo un po' così. Abbiamo fatti così tanti prima. Per sto team e poi il prossimo team altrettanto, ne faremo altrettanto. Stiamo andando come un treno questo team qua. Il fatto è che dovremmo deciderci di come dire quando ci seguirà per la prossima missione. No, cioè da una parte quello lì che abbiamo fatto con Barbara eccetera sono stati obbligati a uscire. Se facevo con Shinquir non mi ci vuole. Però dall'altra voglia di avere un giorno poi dovremmo far così. È quello giusto da fare, però la verità è che sinceramente per farmi un altro team di livelli, in questo caso 60, e poi farmi un team di 70, a seconda di come la vedete. Cioè, questo team va. Fate quello. Non mi frega proprio niente. Non ci hanno neanche visto. Sì, non mi hanno neanche visto. Wow.
aspettavo che mi dava il reward, senza me. Faccio, mi è impiegato pochissimo. Aspetta che cerco qua. Incarichi. Figi tutti gli avversari entro il tempo stabilito. C'ho quell'idea lì. Che sinceramente costerebbe costruire una mattina. Non è che c'ho molta voglia. Voce del verbo c'è. No, provo da seriamente. Se era un'emergenza, tipo con Barbara, dicevo, beh, dai, ci sta la grande. Però stare lì a Dio ci guarda. Adesso mi... cioè, anche ragionamento. Che ti fai, no? Che dirò da volta voce, mi faccio un altro team con il 70. A parte eccetera, ma Bennett non è male. Io penso che questo giro adesso vediamo, ma penso che lascio i piedi lì. Ci ho pensato un po', mi piace tantissimo Lisa, lo sapete anche voi, perché i numeri li fa. E soprattutto riusciamo a fare. Se facciamo un team allo stile Rosario, eccetera, lo vediamo stesso. No, my sword! Va bene, io non muoio. Importante però avere qualcuno che o è più forte di lei o qualcosa del genere. O lasciamo perdere Lisa e ci facciamo il Traveler ad Endro, perché secondo me ne vale la pena fare il Traveler ad Endro. Secondo me fa un sacco di danni. Però appunto deve valere la pena, perché Lisa non è male. Però se pensiamo all'idea di sempre cambiare, a parte che l'idea sempre cambiare è una cosa nuova, io di solito sono un personaggio come nelle macchine, se pensiamo Most Wanted lo finivo sempre con l'appunto, perché insomma, la macchina va perché devo cambiare. Come a little closer. La base è quella lì che io devo cambiare, se va bene. Vabbè, però comunque in ogni caso, let's spark things up. Opening box of Adepti Trix. La verità, witness the power of Gua. Everybody stand back. Converrebbe cambiare con qualcuno che va. Se no ci teniamo Lisa, però secondo me possiamo fare molto meglio. Io vorrei fare una build, non dico che ti fai un shot di boss. Ma secondo me sarei anche facile farmi una roba del genere. Don't be such a brute. Come a little closer. Però deve essere una cosa. Get out of here. Take cover. Faccio così perché mi aumenta la vita elementare. Teoricamente dovrebbe aumentare. Teoricamente. Rain outlines your life goes on. Poi. Poi no. Non so che riusciamo a fare la stessa sfida. Adesso vediamo. Però ripeto, non voglio sprecare le mie risorse per cose che poi dici, ma perché lo guardate? Devo benissimo tenermi conto. Rise. Con il mio parco.
Lo so che riesco a tirare un'altra abilità. You're in for a little shock. Sto andando sempre più in là. Come a little closer. Lisa è salita a livello 7 di amicizia, ben a 5. E poi? Parecchi giornalieri. Lo accendemi la luce per forza. Sono solo le 5 di pomeriggio, non è che sono le mezzanotte. Vabbè, un po' forse si vedeva lo stesso, però forse non tantissimo. Aspettate che mi metto un po' più dritto, ecco. Forse è troppo dritto. I capelli tagliati. Forse no, dovrebbe andare. Sì, ho sto ragionamento qua, sto girando un po'. Thank you for completing. Ovviamente quello che ti dà lo tieni. Ah, ci ha dato roba dentro, siamo saliti a livello 43. E quando saremo a livello 43 avventura, anche lì dovremmo guardare un po'. Perché anche quello. O cambiamo il traveler. Ci ho pensato a fare traveler dentro. Però secondo me sarà meglio fosse lì che traveler dentro. Boh. Intanto dobbiamo aspettare il prossimo banner. Vediamo il prossimo banner cosa ci dà. Secondo me cosa ci dà il prossimo banner io mi concentro su di quello. Però penso che Lisa o ci saluta o non lo so. Aspetto che mi dispiace. Forse mi dispiace ancora di più di Rosario. Perché non. Perché fa male. Lisa fa male. Però non è abbastanza per. Cioè, non dico che non è abbastanza per power. No, la verità è che diciamolo che era tondo. Sono stufo di usare Lisa. No, sono stufo di usare Lisa, ma poi va bene. Poi. Poi. Servici mostri e salva Palladus. Ma che cazzo. Adesso ci mettiamo a fare poi missioni avventura. Quanti ne abbiamo di questi? Devo prendere uno, perché anche lei potrebbe essere la 60, per dire. Qui addirittura abbiamo due team che possono essere la 60. Volendo. Quindi vale la pena fare un altro team con dei personaggi a livello 60? No, secondo me no. Secondo me faremo scendere lui sicuramente. E poi seconda cosa ci dà il prossimo banner, lui ce lo teniamo, lui sarà la nuova Lisa, ma seconda del prossimo banner vedremo. Volevo vedere quanti ne abbiamo. 291, arriviamo a 600. Basta. Oggi non c'ho voglia di fare queste robe qua. Questa è una giornata un po' pesante, non c'ho voglia. Arriviamo a 600. 600 dovremmo essere abbastanza per poi quello che vuoi. Quando scade il prossimo quando è il prossimo banner? Un giorno quindi mercoledì. Non so se tirare un'altra volta per provare a ottenere il ragazzo e tiro. Non so per se tirare un'altra volta per chi non mi si capisce. E magari non allora.
cinghiale. Wheel of life. Rain outlines your fate. You're in for a little shock. Voglio tornare anche a una attacca col freddo. Però la verità è che Lisa ci sta. Però io prego solo che... Però prego che magari, non so, mi dico qui. Come a little closer. No, my sword. Let me weave you a verse. Per aiutarmi. Life goes on. Peccare. Ah, c'è anche la vita di Lisa. Cos'ora dovrebbe essere? Try not to enjoy this too much. Un personaggio. Ho sentito. Ma che cavolo è che continua a farmi tutti sfidare? Dove è andato? Sì, lo so. Sono caduto io adesso, però volevo far così. Volevo far così, ho detto. Come a little closer. Che cazzo di scena. Ancora, ma quante cavolo di vita ti tocca? Rise. Rain outlines your fate. Sacred name. Fortune preserver. You're in for a little shock. Yeah. Out of the way. Devo proprio ammazzare questo, perché se no. No, io non voglio un altro team. Everybody stand back. Che ti blocchi. Come a little close. Chi lo vuole? Nessuno, ok. Out of the way! That's gonna hurt in the morning! Ma che se giocassi con mamma, non lo vorrei. You're in for a little shock. Quindi c'è da decidere l'ascensione o non l'ascensione. Ovviamente lo aspetterò. Manca un giorno e 40 minuti. Mercoledì penso, giusto? Manca un giorno e 40 minuti sarà. E adesso sono le 4. Saranno le 3 come dicevo io. E domani. Boh, non lo so. Dovrebbe essere mercoledì, no? Mercoledì. Alle 3 dovrebbe essere. Correggetemi se mi sbaglio. Se fosse un giorno, no, se fosse già 20 12 ore o quello che è. Non 12 ore, no, è giusto perché 24 ore. Mi frega sempre che 40 minuti penso. Vabbè, in ogni caso, tanto domani. Per un po' non ci so. No, my sword. Body and mind. Ring cutter. Yep. Come a little closer. Let's light it up. E devo ricordarmi di usare bene. E dai. Wheel of life. Let's light it up! Adventure time! Che cavolo di vita mi manca? Get out of here! Take cover! Dreamwork. Why do they never miss?
quella chiede. Sempre di desiderio di avere che qui. O che king. No, che shin. Sempre quel desiderio di... Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di qui un po' di roba dall'altra parte. Oh, vabbè, che... Ogni tanto sono così perfettino. Adventure time. Let's spark things up. Quando gioco a sti giochi qua non è proprio molto. Life goes on. A qua possiamo fare. Orders given. Sì. Orders received. Let me read you a verse. L'unica cosa che forse. You're in for a little shock. Non sarebbe male per niente. I personaggi di Steam. Se puntiamo un team che facciamo Ultimate. Conviene prendere un'abilità tipo questa parte in cui più che aumentare il danno dell'abilità Rise. Conviene diminuire la ricarica ne ha anche ne fa. Poi se fai meno di un danno non fa niente, ma se lo fai sempre. Se fai sempre quel danno, se fai che non danzi che c'è, se fai 300. Non lo so. Piccoli accorgimenti che mi vengono in mente che ci penso. Bennett non è da toccare. Penso che abbiamo messo la roba a posto. Va benissimo. Lisa. Ho visto che il migliore abilità sarebbe Esule. Però non sono qui. Lo metterei 5 qui Esule, quello se. Perché ti dà quello che. L'abilità di 5 qui è un po' la base anche di sta build, perché poi la usi per Lisa, eccetera. Non sembra una buonissima idea, però il tempo che dura un po' come abilità, quindi e poi si ricarica abbastanza in fretta. Adesso vedo come fare. In ogni caso siamo arrivati a 600, quindi adesso andiamo facilissimo. Dovremmo per forza 500, vabbè, continuiamo. Per uno. Tanto le body and mind. Tanto se vogliamo buttare giù le ultimate siamo un po' meno. Time to act. Ma anche voi di YouTube ditemi qual è la. Non ti interessa. Ditemi voi cosa. Anche chi non ha il gioco, che magari sta guardando, cosa farebbe lui. E non è detto, che ci sono dei miei amici che alcuni giochi non li hanno mai giocati e mi danno dei consigli che dico, vai. Secondo me non è sbagliato quello che fai, che mi hai detto. E alla fine un discorso tira l'altro e escono. Non è male. Molte volte mi ritrovo a fare cose che non ci ho mai pensato. Poi magari non è esattamente la cosa che mi ha detto quel mio amico lì. Però ci assomiglia. Come ragionamento. Prendi ispirazione. Off we go. Devo prendere queste robe qua, quindi
dimentico. Vabbè che poi ne uscirà un'altra. Teamwork is dreamwork. Uffa. My. Quando fa così. Come a little closer. Vieni su. Have a little taste. Have a little taste. Picked the wrong test subject. Hicko. Però comunque si comincia a vedere e capire chi è quello che stanno fermando e chi no, ovviamente non fai mai in qualsiasi gioco, cioè. Anche se è il team migliore del mondo, c'è sempre qualcuno che devi fare attenzione a usarlo o non usarlo nei momenti migliori. That tingle? Witness the power of Guwa. Opening box of Adepti Drix. Try not to enjoy this too much. Let's light it. Why do they never miss? You're in for a little. Rain outlines your life goes on. Abbiamo ancora una volta l'abilità di 5. Get out of here! Out of the way! Però non mi ricordo che dice 5, non posso mettere su. Chiedo un'occhiata adesso. Let's light it up. Picked the wrong test subject. Ma appunto, come per continuare il discorso di prima, dico la verità, quello che sta un po' è forse 5. Qui sta andando la grande, perché ho notato che la orb che fa lei, poi più la roba di Lisa, non è male. Però il problema è che le spade di Shin Kui che sono intorno, sì, vanno anche bene. Però il problema è che se usi, beh, ci sta per tipo i personaggi eletto eccetera, però la base è che a sto punto allora ti prendi un altro personaggio che è bravo a fare il suo lavoro contro gli altri personaggi, che è un personaggio che ti interrompe anche le combo buone sugli altri. Non è che lo interrompe poi in malo modo, che dice che schifo. No. Esatto. Allora, studiosa e cuore forte. Se io voglio metterli esule come qui. Ricarica energia, tripusa e rigenera energia. Per tutti i membri del gruppo. Ogni 2 secondi. Per 6 secondi. Così usi l'abilità di Lisa prima. E anche quella di Bennett. Mettiamoli qua. Voglio provare. Se poi non va bene, cacchio. Questi sono ancora a livello 0. Una minima, qualcuno mi direbbe: sei pazzo! Sì, lo so che sono pazzo, però. Con Lisa sono sicuro, anche Ben adesso lo potenziamo, però loro c'è sempre un avanti e indietro. Studiosa. Andiamo ancora poi di questi. Anzi, ne ha già 3, quindi questo sarà il 4. Tasso critico. E poi qua ne ha 5. 1, 2, 3, 4. No,
quinto è Dottoressa Errante. Io Dottoressa Errante la butto così a tutti perché diciamo che non è male. No. Dov'è? Cosa c'hai te adesso? Corona dell'esule. Ah, che uguale all'altro. Danno da critico, ricarica energia. Cosa possiamo darti? Mi sa che questo è il migliore che siamo andati a cercarci. Questo l'avevo messo a caso perché dovevo bruciare un po' di manufatti vecchi. Allora mi sono detto cavolo. Questo qua gli ho messo livelli? No, l'ho messo solo così a caso. E danni diretto. L'ho messo a caso questo. Che ha difesa. Allora li mettiamo Dottoressa Errante di... Usare. Quindi abbiamo 600. Allora, why not keep me company for a while? There'll be plenty of time. Non c'ho voglia di fare quelle robe qui, quindi continuiamo. Riscatta. Non ho anche qua missioni secondarie se c'è qualcosa. Denti insolite, ma... C'è un sacco da fare in questo gioco, sembra Skyrim. Later. Forse che l'ho già detto. Allora, questo lo nascondiamo perché tanto poi andiamo. Dove che dobbiamo andare? Andiamo qua. Continuiamo. Voglio portarmi un po' più avanti. Quello sì. Affronteremo poi il boss finale di livello 90. No, proprio. Sono curioso per Sumero, tipo la verità. Per colei e quant'altro. Sono veramente curioso. Andiamo. Cos'è che dobbiamo fare? Leggiamolo. Finalmente sei asceso alla dimora di Giara dove Niguan ti stava attendendo. Niguan ha accettato, non so chi è questo qua. Se qualcuno della chat lo dica, lo faccio entrare, so che non riesco a fare la missione. Stava attendendo, Niguan ha accettato con garbo il dono che Paimon offrendo non altro come ringraziamento. Avete parlato di molte di cose, divinità, Argon e Fatu. Ok. This atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. We should ask around a little, just to be safe. Felix. Ah, you're the consultant to Wongsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? Desperate times. The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Ah. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. Non è che mi infido molto di farlo. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. The
If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Mm-hmm. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. But... And what now? How is it that the Fatui have come under fire? What happened? That's all Ningguang's doing. Mm. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Signor, tanti soldi e poco c'è. Quel tizio dei capelli rossi. Il principe. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. Beh, così se fa pasticci si riesce a rubare quello che vuole. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Portale sbloccato. Vai al palazzo dell'acqua. La missione si fa sempre più interessante. Non c'è stata mai una guerra in anni e anni, però mi sa che la base secondo me è che qua guerre ce ne sono state anche tante. Il problema è che veniva tutto infangato dalla diplomazia. Secondo me ci sono state un sacco di guerre anche diplomatiche. La gente dice, oh, non abbiamo mai avuto guerra. Secondo me ce ne sono state tante di diplomatiche. Da quanto sento, da quanto leggo, anche la roba lì degli Archon, che poi sono quello lì, che sono anche quello degli dèi, che si sono lottati, poi sono diventati loro gli dèi. Cioè, secondo me la verità è che ce ne sono stati un bel po' di... Ma il palazzo dorato... Dov'è che mi porta? È proprio qua che devo andare. Non devo andare... Beh, di certo non vado qui fuori. Quello sì. Cioè, se... La cosa devi scegliere tra Fatui e Adetti o quelli lì della città, i sette, io sicuramente, secondo me, scelgo i sette, perché gli Adetti ci stanno, che sono immortali, eccetera,
Però se sono come signora non solo da... cioè se gli adepti vengono comandati come... cioè come signore, cioè non signore non è un adepto, però ci siamo capiti, no? Se c'hai i servitù che sono non, diciamo non proprio ah, ma qua ci siamo messi vabbè, in ogni caso penso di avermi capito, gli sembra che ha ragione Kecin. Kecin a sto punto che dice che non crede agli dei. Io dico la verità, ci credo anche, nel senso che grazie a loro sembra che la lore di sto gioco sia quella che è grazie a loro. Però se la storia di Maria Vittoria, che adesso la vogliono fare distruggere tutto perché noi siamo dei peasant secondo loro, sinceramente. Vabbè, qua dice livello raccomandato 69. Non dovesse andare, continuiamo con le missioni secondarie. La tua ricerca della verità ti porta nel cuore della tempesta politica che da tempo sta ribollendo a vivere. È giunto il momento di guardare al di là dei loro scintillanti e scoprire cosa si nasconde nell'ombra. Voglio entrarci. Adesso non ho avuto problemi. Affrontarei livello 71-72. Se dovesse, continuiamo a fare. Wow! This is the golden house? Continuiamo a fare quello che facevamo prima. Missioni secondarie. It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora! Come abbiamo fatto entrare? No. This is where all of Tevat's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Anche se un Mora saremo spacciati. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? My god, Paimon. Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Dovremmo dare un'occhiata al sud. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Ha perso i sensi. Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. Ah, è vero. Mi aspetto un boss, perché sembra un'arena. Quindi adesso vediamo. Ho sempre paura di morire, ma se moriamo, moriamo. Non sono mai stato qua. Guarda quanti soldi. Sarebbe bello, rubarne qualcuno. Però insomma, se siamo degli eroi, cioè, che sanno chi siamo, ci fregano. You've already fulfilled your task as guides. So why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Arrivo subito, però non so quanto ci impiego. Direi di finire la live qua. Poi ci vediamo dopo, va bene? Perché non so quanto ci impiego, ok? Poi torno, va bene? Solo per mettere il Be Right Back per un quarto d'ora, insomma. A dopo. Qua lascio in pausa, eccetera. A dopo.